La mia storia di usurato parte nel 2005. Io gestivo attività tipo Blockbuster. Io sono partito 20, 30, 50, sono arrivato anche a 400.000 euro di debiti. Avendo io denunciato queste persone, lo Stato dopo 10 anni mi ha riconosciuto un fondo che io ho utilizzato per aprire un'attività che ho aperto in pieno Covid. Adesso mi ritrovo in un incubo che ho già vissuto 10 anni fa, che è quello di pensare di riperdere di nuovo la mia attività perché si stanno facendo sotto di nuovo persone disposte a comprare la mia attività a due soldi. Sono sempre le associazioni criminali, vivono, per loro è business, è fatturato. In questo periodo per loro è terreno fertile, ho resistito fino adesso con le ultime mie poche risorse economiche, ma domani non lo so quello che succederà, non so se sono costretto a svendere la mia attività. La mafia si sta già prendendo, la mafia uno pensa che è la Sicilia, la mafia è Roma, è Napoli, è Palermo, è Milano, la mafia è dappertutto. Lirio Abate, questo...